Come novità, quest'anno non c'è niente, nessuna novità. Ti ha intervistata, vuoi fare un commento pre-post? Ce lo vediamo insieme? Sì. Vediamocelo insieme, intervista. Bergasola ci prova con... Secondo me sono cazzi. Acido. Asia Argento, salve, come stai? Bene. Vestita così sembra il Caucaso più che l'Asia. Però adesso mi siedo, lasciami e faremo questa intervista. Carina, intanto spogliati, dimmi dove ti fa male, ti faccio una sorta di operazione. Qua. Ok, perfetto sulle tette. Benissimo. Parliamo dei suoi sentimenti. Iniziamo a spaziare con questa intervista. Sì, vai, senti, una parola vuota, dai. Okay, ok. Sentimento. È vero che quando il suo fidanzato si è fatto fare il piercing sul pisello, lei si è messa una calamita sulla passera? No, però diciamo che si lo doveva disinfettare spesso. Oddio. Quindi per un periodo il sesso era una ma cosa... Ma con l'alcol e poi ci dava fuoco? No, aveva un liquidino rosso. Oddio mio, basta. Restiamo sul pezzo. Qual è il posto più strano in cui ha fatto l'amore, su cui ha fatto l'amore? Per esempio? Ma... Ha mai provato su un comico della Spezia? No, però in realtà è un ideale per noi attrici, no? Avere questo rapporto con sì. Un comico spezzino. Sì. Va bene. Parliamo del suo rapporto con suo padre, inevitabilmente, non si può non parlare questa cosa. Cioè, leggo che lei ha dichiarato che si fa accompagnare dal dentista proprio da lui, da suo padre l'accompagna dal dentista. È vero che suo padre si arrabbia se il dentista non gli fa usare il trapano? Sì, è vero. Adesso parliamo un po' della sua carriera di attrice. Adesso, ok. Che bello. Cioè, lei tra i giovani è considerata un'icona. Non si saranno dimenticati una F? Una ficona, ma a me piacerebbe molto essere una ficona, invece sono solo un'icona. Io vado a occhio, sono maschio ma non esercito, ma mi sembra che ci sia. Ora, è vero che lei ha fatto dei film orribili spacciandoli per film dell'orrore? Esatto, sì, però non erano film horror, erano solo film orribili. Perfetto, però pago l'affitto così, capisci? Allora, nei film dell'orrore gli effetti speciali sono tutto. È vero che in Trauma le scricchiolava la passera? Questa è un po'... Basta. La passera o la domanda? Più che scricchiolare, mi è morta. È morta la domanda? Morta. Che cosa gli ha lasciato? Viola, bacio a tutti, a parte l'herpes. Ma appunto, da quel momento io do tutto con la bocca. Ah sì? Sì, sono una molto orale, capito? E a parte questo? Poi? Niente. Ho imparato nuovi trucchi. Cioè, non è poco per noi all'Arce Segaioli Liguria che guardiamo. Infatti, poi ci stringeremo. Ok, ok, ok. Le piacciono gli uomini tatuati? No. Sì, no? No. Allora, cioè, quindi è sufficiente il mio segno dell'antipolio oppure sono fuori moda? Può bastare? Sì, può bastare. Piercing sul pisello, però quello è un tocco che veramente... Ci tieni, eh? Sì, ci tengo, ci terrei. E che poi mi aggancio quando faccio la pipì. Senta, lei ha un angelo custode tatuato proprio sopra la passera, cioè non bastava un normale antifurto? No. ridi. Oh, cazzerola, complimenti. Bene. Però anche un diavolo tatuato sul sedere. Cioè un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Posso dargli entrambi io oppure no? In realtà ho dei serpenti dietro. Ma dai. Sì. Non ci posso credere. Benissimo. Chiameremo il viperaio. Dunque, lei ha dichiarato fare le foto è come fare l'amore. Cioè, vista la mia resistenza, posso aspirare a un'istantanea? Cioè, lei non ci crederà, ma vengo mosso anche in un 125. Sì. Sì. Beh. C'è qualcosa da darmi? Tipo diaframma, cosa? Tutto. Ok. Senti, è vero che va pazza per gli eiaculatori precoci o dice così per illudermi? No, io devo dire che do il massimo nei primi 10 secondi, poi dopo... Quindi secondo me siamo fatti l'uno per l'altro. Io dopo 10 secondi sono già giù a lavare la macchina. Bene, lei ha dichiarato, rimango delle ore allo specchio a fissarmi, senza riuscire a riconoscermi. Ha mai provato a girare lo specchio dalla parte giù? Quello, ma lo specchio dell'anima? Aia. O lo specchio del cesso, che non so. Bene, per concludere, come dice Marzullo, si faccia una domanda, si dà risposta e poi si leva dei coglioni. Bene, cosa si vuole chiedere? Qualcosa di suo personale? Si vuole dare una risposta straordinaria? Si vuole... Mi bacerai? Può darsi se uso... Devo rispondere io. Se uso il linguone tipo preservativo per lingua potrei farlo. Adesso ci penso. Intanto ci salutiamo perché è stato un piacere. Cioè, torni anche quando è diventata famosa. Senti, io cercavo di capire. Cioè, lì sotto, cioè, se io so che c'hai un tatuaggio, però... Va bene, grazie. Andiamo a... Facciamo. Ma non qua, mi rovini il personaggio. Ma andiamo, per l'amore. Mentre che troppo passo, ti do il diritto di fare una domanda a Vergasso davanti a tutti, se vuoi. Perché non mi hai baciata?
molto baciata perché mia moglie guarda questo programma. Ah, che schifo! No, merda, papà. Cioè, applausi, sono alla fine, ma baciata. Grazie a Vergasso. Senti, aspetta, devi, sì. Devi... Guarda. Ti sei smortato, no, un applauso. Tanto devo dire a casa che non vedranno tutto quello che hanno visto qui in sala. No, specialmente. Fagli la domanda perché non gliel'hai data così, salta addosso, l'altra volta come. Io a lei devo chiedere. No, ma cagare, ma sono un linguone, era una cazzo. Perché non me l'hai data? Senti, ma perché tutte queste tette le tutte nascoste prima che veramente. Perché sapevo che poi dopo la lanciavi su delle cose. Perché un sembrava po'... che non ci avessi nulla, così, cazzo, no, per portare le tette devi fare due viaggi, cazzo. Sono due. Dario Vergassola, per la prima volta dal vivo.